Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli di pubblica utilità e del comune. Tra questi vi segnaliamo l'iniziativa della stagione teatrale con uno spettacolo per ragazzi previsto per domenica 6 marzo, dal titolo Peter Pan o Il ragazzo che non voleva crescere. Dal nostro archivio, per chiudere, potrete seguire La Traviata di Giuseppe Verdi, la registrazione di questo spettacolo è dell'estate 2014. Buona visione e arrivederci la prossima settimana. Cari amici, la Russia di Vladimir Putin non dichiara guerre. La Russia del nuovo zar viene in soccorso delle popolazioni russe, abitanti in altri stati, che chiedono aiuto, tra virgolette, alla madre Russia, mandando allora i carri armati, gli elicotteri, le truppe di terra. Lo ha fatto in Transnistria, una fetta di Moldova in mano a trafficanti e a oligarchi. Lo ha fatto in Abkhazia, in Ossezia del Sud, quando la Georgia si inventò di invadere nel 2008. Lo ha fatto in Crimea nel 2014, quando il nuovo governo ucraino era poco gradito a Putin, che soccorse le popolazioni locali russofone annettendosela. Lo ha fatto recentemente pure nell'est dell'Ucraina, dove ribelli russi da 8 anni hanno in mano una fetta di Donbass e combattono contro l'esercito ucraino. Mosca non poteva tollerare ulteriormente questo grido di dolore. Quindi ha mandato le truppe per ristabilire la pace. Nel frattempo ha invaso pure la Bielorussia dell'amico dittatore Lukashenko e sta terrorizzando tutte le altre realtà statali dove vivono popolazioni di lingua russa, vale a dire la Estonia, la Lituania, la Lettonia, la Moldova, il Kazakistan. Insomma, con la scusa della fraternità russa e di creare un cuscinetto contro le orribili pressioni guerresche dell'Europa e della NATO, Putin sta rifacendo la vecchia Unione Sovietica, distraendo la sua opinione, l'opinione pubblica, dai problemi interni. Zero democrazia, economia a rotoli, con la sempre valida scusa dei nemici esterni, i quali, cioè noi europei, siamo tra l'altro i suoi più grandi sostenitori finanziari. Compriamo gas e petrolio russo per 50 miliardi di euro all'anno, senza i quali Putin sarebbe in pensione a pescare trote da parecchio tempo. Ora paghiamo questa dipendenza minacciando sanzioni economiche, alcune delle quali sono già in atto, sanzioni che pagheranno i russi più poveri, e facendo la faccia scura per fargli paura. L'Ucraina sta in mezzo. Vorrebbe tanto essere europea, democratica, la sciocca. Vladimir ha detto no. E per essere convincente ha dato l'ordine di invadere l'Ucraina. Quanto stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutto il mondo. Distruzioni, vittime, militari, civili, uomini, donne, bambini, con negli occhi il terrore.
di sentirsi sempre più indifesi e sempre più vittime di questo di questo desiderio di espansione assolutamente immotivato. Ecco, noi abbiamo un'arma da mettere in gioco, un'arma formidabile che noi sappiamo avere a disposizione, noi che crediamo e sappiamo che il vero potente non è Putin, ma è Dio, e Dio è il principe della pace. Realizziamo allora l'invito che Papa Francesco rivolge a tutti i popoli, alla Chiesa in tutto il mondo, a utilizzare quest'arma, quella della preghiera e del digiuno. Accogliamo direttamente il suo invito. Pensiamo a queste parole. Lasciamoci guidare, oltre che dai sentimenti che lacerano il cuore, dalla responsabilità di essere a fianco di quanti sono più nella sofferenza e nel dolore, perché si possa riprendere attraverso anche il discorso, il dialogo diplomatico, almeno un corridoio umanitario in cui possa passare una solidarietà quanto mai necessaria, quanto mai doverosa da parte nostra. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi da parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra. Che il Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, all'insensatezza diabolica della violenza, si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra. Oggi, domenica 27 febbraio, in parrocchiale alle 18:30, Santa Messa per i defunti Brignani e Sterina e Aristide, Sandrelli Francesco, Gervasio Domenico e Alma. Lunedì 28 febbraio, in oratorio, alle 8, Santa Messa per i defunti Ester, Margherita e Tommaso, Lucia e Serafino, Bruna, Franco e famiglia Bonandi. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Chiari Gino e Achille, Morbini Luigi e Santina. Martedì 1 marzo, in oratorio alle 8,
Santa Messa pro Populo. Alle 18.30 Santa Messa per la pace e la concordia. Alle 20.30 preghiera e adorazione eucaristica. Mercoledì 2 marzo, mercoledì delle ceneri. È una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. In parrocchiale alle 8, Santa Messa per i defunti Medeghini Luigia, Lorenzi Renzo e Andrea. Alle 16, liturgia della parola. Alle 18.30, Santa Messa pro Populo. E alle 20.30, Santa Messa pro Populo. Giovedì 3 marzo, in oratorio, alle 18.30, Santa Messa pro Populo. Venerdì 4 marzo, giornata di astinenza dalle carni. In oratorio alle 8, Santa Messa per il defunto Morbini Angelo. Alle 15, adorazione eucaristica. Alle 18.30, Santa Messa per i defunti Boffelli Giovanni e Teresa e Pezzi Angelo. Sabato 5 marzo, in parrocchiale, alle 18.30, Santa Messa per i defunti Nadia Manfredi e Angelo, Castellini Luigi, Castagna Pietro, Valentino e Matilde. Domenica 6 marzo, prima domenica di Quaresima. In parrocchiale alle 8, Santa Messa per vivi e defunti della Compagnia Sacro Triduo. Alle 10, Santa Messa per i defunti Marchioni Giacomo e Caterina Toloni, Biloni Franco e Giuseppe, Ranchetti Franco. In oratorio alle 15, ora di guardia. In parrocchiale alle 18.30, Santa Messa per i defunti Malagni e Pasini, Cargioni Domenico e Treccani Emma. Domenica 27 febbraio alle 11.30 distribuzione dello spiedo da sport in oratorio. Il costo è di 14 euro a porzione, con spiedo, polenta, patatine e il contenitore incluso. Per le prenotazioni telefonare a Pierina o a Graziella. Alle 14.30 ci sarà la festa di carnevale in oratorio, con musica e animazione, dolci, zucchero filato. La consumazione è solo al tavolo e con Green Pass. Sono vietate le bombolette. Mercoledì 2 marzo, le ceneri. È una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. Dalle 12 alle 14 ci sarà l'adorazione eucaristica. E l'offerta del costo del pasto rinunciato andrà a favore del progetto missionario dell'ospedale di Kiremba. Venerdì 4 marzo, giornata di astinenza dalle carni. Alle 15, adorazione eucaristica. E dalle 21 alle 7 di sabato, adorazione eucaristica notturna, per tutti nella chiesetta dell'oratorio. All'altare della Madonna del Carmelo, è possibile ritirare il sussidio di riflessione e preghiera quotidiana in famiglia per il tempo di Quaresima. Ai ragazzi verrà consegnato il catechismo. Lunedì e martedì alle 7.40 Buongiorno Gesù in parrocchiale e portare il sussidio. Per racconti di Pasqua, il percorso aperto a tutti avrà il suo primo incontro mercoledì 9 marzo con Don Marco D'Agostino. Parlerà dell'incontro con il Signore nella vita di Gianluca Firetti, giovane accompagnato da Don Marco che sale al cielo dopo 4 anni di malattia. Alle 20.30 in parrocchiale. Il comune di Gottolengo avvisa della proroga per l'attivazione delle misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche, articolo 53 decreto legislativo numero 73 del 25 maggio 2021. I cittadini che versano in gravi difficoltà economiche a causa dell'emergenza Covid-19 possono fare domanda di contributo quale rimborso per le utenze domestiche, acqua, luce e gas, relative ai consumi dei mesi novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022.
i contributi verranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse. Il fondo destinato per il presente avviso è di 10.000 euro. Le domande potranno essere presentate dal 7 febbraio 2022 fino al 26 marzo 2022, entro le ore 11, presso l'Ufficio Servizi Sociali, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ente, scaricabile dal sito internet comunale. L'Ufficio Servizi Sociali comunicherà l'esito dell'istruttoria contattando telefonicamente il cittadino. Criteri per l'assegnazione del contributo: residenza nel comune di Gottolengo ed essere effettivamente presenti sul territorio, essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato aderente dell'Unione Europea, o di uno Stato non aderente all'Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione. Essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad 8.500 euro, con ISR non superiore a 17.500 euro e indice ISP non superiore a euro 14.000. Nel caso di famiglie numerose, ovvero con 4 figli di cui 2 minorenni oppure con 3 figli minorenni, non superiore a 15.000 euro, con indice ISR non superiore a 35.000 euro e indice ISP non superiore a 42.000 euro. E presentazione delle bollette relative ai consumi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022, intestate ad un componente del nucleo familiare. L'amministrazione locale, anche successivamente all'erogazione del beneficio, procederà con il controllo dei dati autodichiarati. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate sarà punita a norma di legge e comporterà la revoca del contributo. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di falsi atti nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, articoli 75 e 76 del decreto legislativo 445 del 2000, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000. L'esame delle domande e della graduatoria. L'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Gottolengo procede all'istruttoria delle domande valide pervenute riservandosi di chiedere informazioni, ulteriore documentazione al richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni rese. L'istruttoria è effettuata a sportello, in ordine di protocollazione delle domande. I contributi saranno assegnati in base ad una graduatoria delle domande valide pervenute, formulata a seguito della verifica dei requisiti di accesso e della valutazione effettuata dall'assistente sociale. In riferimento al presente avviso, è possibile l'erogazione di un solo contributo per famiglia. I criteri per il calcolo del contributo sono stati definiti dall'amministrazione con delibera di giunta comunale numero 252 del 29 dicembre 2021. Le somme verranno erogate direttamente sul conto corrente del beneficiario. Nel rispetto del GDPR, regolamento UE numero 2016 del 679, i dati contenuti nelle domande e nei documenti delle stesse allegate saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il sindaco pro tempore del Comune di Gottolengo. Il responsabile della protezione dei dati è il dottor Stefano Bacchiocchi, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: stefano.bacchiocchi@odicebrescia.it. Per informazioni, contattare l'Ufficio Servizi Sociali allo 030 95 18 738 o inviare una mail a segreteria@gottolengo.com. Peter Pan o il ragazzo che non voleva crescere. Teatro Laboratorio di domenica 6 marzo alle ore 17. Regia di Sergio Mascherpa. Con Daniela D'Agostino, Alessandra Domeneghini e Walter Forzani. Scene e oggetti di scena Francesco Martinelli e Anna Teotti. Costumi di Mariella Visalli. Peter Pan è uno spettacolo leggero e divertente,
caratterizzato da una scena che si apre su un grande libro. Per non dimenticare che leggere fa sempre bene, fa bene alla testa e al cuore, fa bene sin da piccini, quando qualcuno legge per noi e ci porta in un mondo di favola. L'ingresso è libero. Parigi, casa di Violetta Valéry. C'è un ricevimento. Mentre arrivano gli invitati nel salotto, Violetta parla con alcuni amici. Fra i vari ospiti entra Alfredo Germon, che le viene presentato. Germon è un suo fervente ammiratore, tanto che durante la recente malattia di Violetta tutti i giorni si è recato presso la sua abitazione per avere notizie per il suo stato di salute. Violetta
colpita dal comportamento del giovane Alfredo, fa notare al barone Dufault, suo protettore, come lui stesso non avesse dimostrato la stessa premura nei suoi confronti, suscitando l'irritazione dell'uomo. Per stemperare la tensione che si è creata tra Alfredo e il barone, gli ospiti chiedono a gran voce un brindisi. Alfredo, da prima riluttante, accetta di dare inizio al brindisi. Al brindisi si aggiunge subito Violetta e quindi tutti i convitati che gioiosamente cantano le lodi al vino e all'amore. L'allegria è al culmine, dalla sala vicina si ode il suono di un'orchestra, Violetta invita tutti gli ospiti a ballare, avviandosi verso la sala Violetta è colta da un leggero malore e si deve sedere, promettendo a tutti di raggiungerli immediatamente, invita quindi gli ospiti ad iniziare il ballo. Violetta vede Alfredo che si è attardato,
per aspettarla. Un dì felice ed di essersi innamorato da un anno, ovvero dalla prima volta che l'ha vista. Violetta consiglia ad Alfredo di dimenticarla, in quanto ella è incapace d'amare, ma al tempo stesso offre al giovane un fiore e gli dice che può tornare quando sarà appassito. Alfredo, stupito, nota che questo succederà già all'indomani e al culmine della gioia bacia Violetta e abbandona la festa. L'alba e gli ospiti se ne vanno congedandosi da Violetta. Violetta si ritrova sola nel salotto e si scopre estremamente
colpita, commossa dalla dichiarazione d'amore di Alfredo, e rivela il suo profondo desiderio di amare e di essere amata. Violetta rifugge subito dalla struggente malinconia in questi pensieri immersa e che l'avevano fatta precipitare, e decide di continuare nella vita mondana che ha scelto di condurre. La voce di Alfredo sotto il balcone le provoca un attimo di esitazione, ma scacciati questi dubbi ritorna al suo ruolo, follia, gioir, e su questa affermazione si conclude il primo atto. Thank you.
Siamo in una casa di campagna nei pressi di Parigi. Violetta, abbandonata alla vita mondana, vive felice con Alfredo da 3 mesi. Alfredo è in casa e canta la gioia per la sua vita con Violetta. E miei bollenti spiriti, il giovani l'ardore, e la sembrò col placido sorriso dell'amor, dell'amor. Al dì che disse vivere, io voglio a te dare. Io voglio te fedela, sì, e l'universo in me more. Io vivo quasi, io vivo quasi in cielo, io vivo in cielo dell'uomo. Cameriera di Violetta arriva trafelata. Alfredo le chiede da dove arrivi e gli rivela di essere stata a Parigi su ordine di Violetta per vendere tutti i restanti averi e poter pagare le spese di mantenimento della casa di campagna. Rivela anche ad Alfredo che sono necessari ulteriori 1.000 luigi d'oro. Alfredo decide che andrà a Parigi a sistemare gli affari di Violetta e chiede ad Annina di non riferire questo colloquio alla signora. Gedata Annina, Alfredo resta solo, s'accusa della cecità in cui è vissuto, ripromettendosi di porre rimedio a questo stato di cose, parte per Parigi. Oh mio rimorso infamia, io vissi in tale errore, ma il cuor me sono frangere, di ver mi morerò. Per poco in seno acquetati, oh grido, grido dell'onore, ma avrai sicuro vincice, questo sor, o infamia, ma sì questo onda laverò, sì di laverò, o mio rossor, o infamia, ma sì questo onda, sì questo onda laverò, questo onda, questo onda laverò.
sola nella casa di campagna, viene informata da Annina che Alfredo è partito per Parigi, ma che tornerà prima di notte. Giuseppe, un servitore, annuncia a Violetta l'arrivo di un signore. Violetta pensa che si tratti dell'avvocato che attendeva per firmare le carte relative alle vendite dei suoi beni ed ordina di farlo entrare. In realtà scopre che il nuovo arrivato è Giorgio Germont, il padre di Alfredo. Questi accusa immediatamente Violetta di voler condurre il figlio alla rovina perché ha saputo che Alfredo vuol donarle tutti i suoi beni. Violetta dice a Germont che è falso e a dimostrazione di ciò gli mostra gli incartamenti per la vendita dei suoi beni. Germont chiede a Violetta di dimostrare questo amore e crede, comprende la situazione, ma le chiede un sacrificio per il bene di uno dei suoi figli. È così che Violetta apprende che Alfredo ha una sorella prossima alle nozze e che se Alfredo non tornerà a vivere in famiglia, il matrimonio della sorella sarebbe in pericolo. Violetta si dichiara disponibile per qualche tempo a separarsi da Alfredo, ma il vecchio Germont le chiede di rinunciare per sempre ad Alfredo. Violetta, disperata, non può rinunciare a questo amore, sola, senza parenti, senza amici e con la tubercolosi che avanza e la morte che si avvicina. Germont insiste, spiega a Violetta che il tempo cancellerà le bellezze e quindi anche la bellezza di Alfredo e Alfredo potrebbe stancarsi di lei perché anche la sua bellezza svanirà e la loro unione non è neppure benedetta dal cielo. Allora Violetta cede alle suppliche di Germont, promette di lasciare Alfredo per sempre e piangendo chiede a Germont: dite alla giovine, sì bella e pura, che per lei ho sacrificato il mio amore. Conti quanto è veneri, il tempo avrà fogate, ja presto il tempio sorgere, che sarà l'or. Pensate, per voi non avrà balsamo, di più so abbia ferti, poi che dal cielo fu donata i nodi benedetti. Adunque, dunque, spera sì, tal sogno seduto.
Violetta scrive un biglietto che consegna ad Annina per recapitarlo ad una persona. Annina si sorprende nel vedere l'indirizzo. Barone Dufour. Violetta scrive una seconda lettera per Alfredo. L'ha appena terminata quando arriva il suo amante. Alfredo vuole conoscere il destinatario della lettera che ha tra le mani. La lettera è per lui, ma gli sarà consegnata più tardi. Alfredo è in realtà preoccupato da un biglietto lasciatogli dal padre in cui comunica il suo arrivo imminente per conoscere Violetta e si getta fra le braccia di Alfredo, confermandole il suo amore. Poi, sconvolta, fugge in giardino. Alfredo, restato solo, inizia a dubitare dell'arrivo del padre, vista l'ora tarda. Il servitore comunica ad Alfredo che Violetta è partita per Parigi. Alfredo non si preoccupa, sa che Violetta vuole vendere tutti i suoi beni, ma Annina ha già ricevuto da lui disposizioni per impedirlo. Si presenta un uomo nel giardino, ha una lettera per Alfredo, consegnatagli da una signora in carrozza. È di Violetta. Presagio coglie Alfredo, che l'apre, legge, capisce subito che Violetta l'ha abbandonato per tornare alla sua vecchia vita. Disperato sta per correre fuori dalla casa quando entra il padre.
cerca di consolarlo, ricordandogli la terra e la casa paterna. Alfredo non ascolta il padre, è divorato dal rancore nei confronti di Violetta. Trova su un tavolo un biglietto e l'invito ad una festa che l'amica Flora ha recapitato a Violetta. Alfredo si precipita fuori di casa giurando vendetta, senza che nemmeno il padre riesca a fermarlo. Siamo nuovamente a Parigi, nel sontuoso palazzo di Flora. Alcuni ospiti sono arrivati, apprendono la novità.
Violetta e Alfredo si sono lasciati e Violetta verrà alla festa accompagnata dal barone Dufault. I discorsi sono interrotti dall'arrivo di alcune ospiti mascherate da zingarelle che, mescolandosi ai presenti, offrono di legger loro la mano. Entra Gastone in compagnia di altri uomini travestiti da toreri che intrattengono gli ospiti raccontando le gesta del torero Pichiglio, costretto ad abbattere 5 tori in un sol giorno per conquistare il cuore della bella amata. Sulla arena esistente.
nostri ospiti si avviano al tavolo da gioco, Alfredo si aggiunge ai giocatori, inizia a puntare. Nella sala Violetta è al braccio del barone, il quale, notata la presenza di Alfredo, intima a Violetta di non rivolgergli la parola. Alfredo continua a vincere, commenta ad alta voce come la sfortuna, l'amore sia compensata dalla fortuna al gioco. Altri velati commenti su Violetta innervosiscono il barone, che decide di aggiungersi al tavolo da gioco e sfida Alfredo a carte, perdendo una discreta somma. Violetta, affannata, ha consegnato un biglietto ad Alfredo chiedendogli di raggiungerla. Egli arriva, Violetta gli chiede subito di abbandonare la festa in quanto teme possa scoppiare una lite col barone. Sprezzante, Alfredo chiede a Violetta se teme di perdere l'amante, il protettore, nel caso lui uccidesse il barone in duello. Alle insistenze di Violetta, Alfredo accetta di lasciare immediatamente la festa, a patto che Violetta venga con lui. Violetta rivela ad Alfredo di aver fatto promessa di dimenticarlo, e all'insistenza di lui per sapere chi abbia ottenuto questa promessa, Violetta gli lascia credere che sia il barone della quale si è innamorata. Alfredo, accecato dalla rabbia, chiama a raccolta tutti gli ospiti. Qui testimoni chiamo, e qui, e qui pagata io l'ho. Violetta sviene tra le braccia di Flora. È arrivato il vecchio Germont, che cercava di rintracciare il figlio. Lui rivolge parole infuocate, disprezzo, sdegno. Passato il momento di ira, Alfredo si rende conto di quanto fatto, si dispera, sapendo di non poter più ottenere il perdono di Violetta. Lo sdegno di tutti è smorzato da Violetta, che, riavvendosi dallo svenimento, rimprovera con dolcezza Alfredo per questo suo gesto. Il barone rivolge ad Alfredo la sua promessa di non perdonare l'oltraggio subito da Violetta. Germont riflette sul fatto che solamente lui conosce la promessa ottenuta da Violetta. Tutti gli amici attorno a Violetta la confortano, invitandola a cessare il pianto, ed Alfredo continua a non perdonarsi l'offesa. Su questa confusione di sentimenti ed emozioni si conclude anche il secondo atto.
siamo nella stanza di Violetta, gravemente malata di tubercolosi, assistita dalla fedele cameriera Annina. Il dottor Grenville viene a visitare Violetta, cerca di rincuorarla dicendole che la convalescenza è vicina, ma uscendo egli confessa ad Annina la gravità della malattia, svelando che a Violetta non restano che poche ore di vita. Violetta viene a sapere da Annina che per le vie di Parigi si festeggia il carnevale e le chiede dunque di prendere 10 luigi, la metà della somma che le rimane, di uscire e distribuirli ai poveri. Rimasta sola, Violetta estrae una lettera di Germont. Lo scritto la informa che Alfredo e il barone si sono battuti in duello e che quest'ultimo è stato ferito, seppur non gravemente. Alfredo, rifugiatosi all'estero, è stato informato del sacrificio di Violetta e al più presto verrà da lei a chiedere perdono. È tardi, commenta desolata Violetta, sentendo i mutamenti causati in lei dalla malattia, canta l'addio ai sogni felici del passato. Dalla strada giungono schiamazzi, canti del carnevale, stridente contrasto con la tragedia che si sta consumando in casa, la gioiosità della musica diventa un presagio di morte.
prepara Violetta alla notizia che Alfredo è tornato e sta per venire da lei. Alfredo chiede perdono a Violetta, dimentichi della reale situazione, i due amanti iniziano a progettare il futuro insieme. Lasceranno Parigi per cominciare altrove una nuova vita. Lasceremo la vita uniti, trasformati.
Violetta vuole subito recarsi in una chiesa per rendere grazie a Dio del ritorno di Alfredo, ma mentre si prepara per uscire, impallidisce, vacilla. Alfredo si rende conto della gravità della salute di Violetta e chiede ad Annina di chiamare subito il dottore. Annina esce, Violetta tristemente dichiara all'amante: ma se tornando non m'hai salvata, a nessuno in terra salvarmi è dato. Annina col dolore e con il padre d'Alfredo, Germon in preda al rimorso, Violetta consapevole della fine imminente chiama Alfredo vicino a sé e gli consegna una miniatura col suo ritratto a ricordo del loro amore. Alfredo non si rassegna, Violetta deve vivere o lui morrà con lei. Germon padre chiede perdono per il dolore che ha arrecato. Violetta chiede ad Alfredo che se un giorno incontrerà una giovane e deciderà di sposarla, dovrà donarle questo ritratto e parlare di lei, e dal cielo pregherà per loro due. È strano. Improvvisamente Violetta si sente meglio, il dolore è cessato, nasce in lei un nuovo vigore, un ritorno alla vita. Al culmine della gioia,
Violetta improvvisamente s'accascia. Thank you.